arrivato il momento di prepararci per il prossimo collegamento. Dunque, il prossimo collegamento che ricordiamo da palinsesto, andiamo subito a vedere il nostro palinsesto, è con Giulia Simi, collegata da Siena, per appunto il Qui Siena. La conduzione sarà fatta da Claudia Sterzi, che chiamiamo immediatamente. Quindi, Qui Siena, le iniziative politiche dell'Associazione per l'Iniziativa Radicale Global Democracy di Siena. Interviene per l'appunto Giulia Simi, che ricordiamo tutti, già lo sappiamo, il presidente del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e vice segretario dell'Associazione Luca Coscioni. E vediamo subito di. Intanto abbiamo già in linea Claudia Sterzi, vediamo di coinvolgere anche Giulia Simi nel collegamento. Giulia è anche segretaria della Global Democracy, che è Sì, l'associazione locale di Siena. vice segretaria. Non è vice segretaria, allora deve aver sbagliato Donato nella compilazione del palinsesto. Pronto, No, Giulia? della Luca Coscioni, sì, ma parlo della Global Democracy. Ah, della Global Pronto? Democracy. Eccoci, Giulia. Pronto? Sono. Sì, Sì, ti sentiamo. ecco, Oh, eccola. perfetto. Sei Ciao, un po' Giulia. tagliata la. Sì, Giulia, un'inquadratura migliore perché vediamo solo. Perfetto, ti vediamo perfettamente. Allora, io lascio la parola e la conduzione a Claudia Sterzi, che condurrà questa mezz'ora, diciamo 25 Aspetta, minuti. posso andare a prendere una penna veloce, veloce? Assolutamente sì. Senza penna lo sai, gli insegnanti non lavorano. Simpaticissima Giulia, quindi ricordiamo segretaria, come giustamente ha sottolineato Claudia Sterzi, segretaria dell'Associazione Global Democracy. Global Democracy di Siena, Sì. vicepresidente dell'Associazione Coscioni, tanto togliamo il Esatto. sottopancia, e presidente del Comitato Nazionale di Di Radicali radicali italiani. Italiani. Ecco, Parlate dei miei pennacchi? sì, parliamo Sì, del. facciamo l'elenco dei suoi pennacchi, Giulia. Che sono numerosi ormai questi Sì, pennacchi. infatti sono diventata una politichese numero uno. Una Ma pennacchiata. l'importante è non essere politicanti, quindi un conto è essere politichesi, basta non essere politicanti e Giulia non lo è sicuramente. Radicale storica qual è in prima linea sempre per tutte le battaglie radicali. Parola a Claudio Sterzi per Qui Siena. Benissimo, grazie. Allora, con Giulia parleremo diciamo, in ordine un po' cronologico, a cominciare dalle elezioni che si sono svolte recentemente, le amministrative, dove Giulia ha partecipato in appoggio a un sindaco, se non sbaglio del PD, poi ce lo racconterai ancora meglio, in una lista che era, della quale era capolista Claudia Martelli, e poi via via vedremo un po' durante poi i mesi anche seguenti le iniziative e le attività delle associazioni di Siena, che è appunto la Global Democracy. Vai Giulia, comincia a raccontarmi delle lezioni. Certo. Allora, parto dalle elezioni, ma allora, intanto non era del PD. Ah, vedi, Era infatti. quello che si dice della società, tra virgolette civile, parola un po' ridicola civile, della società. Ok. Allora, prima però di parlare un po' della mia esperienza a Siena come candidata nella lista Pecora di sindaco per le elezioni comunali dello scorso maggio, io penso che sia importante prima di tutto inquadrare la situazione politica, economica e culturale di Siena. Perché secondo me Siena, come ho già detto più volte, nel suo piccolo è un paradigma di quello che noi radicali chiamiamo peste italiana, regime, partitocrazia. Siena è governata da 60 anni dalla sinistra e nemmeno per sbaglio abbiamo avuto un'alternativa a Siena, un'amministrazione diversa. Questo perché è successo? Perché la destra in questi decenni ha condiviso il potere con la sinistra, in particolare la fondazione del Monte dei Paschi e la sua banca. Tutto questo perché è molto importante, perché secondo me dovrebbero continuare a essere battaglie dei radicali, in particolare ovviamente dei radicali di Siena, ha portato a conseguenze nefaste. Intanto, primo punto, Siena è il terzo comune più debitato d'Italia, nonostante che in questi decenni gli aiuti sostanziali che ha avuto da parte della Fondazione. Quindi Siena era un tempo una città ricca, ma l'egemonia di decenni dello stesso gruppo politico e affaristico ha dilapidato questa ricchezza e capitali.
e quindi, come ho detto, ha reso Siena il terzo comune più indebitato. Poi, ovviamente non è, sono molte le situazioni, però vorrei parlare del Monte dei Paschi e della Fondazione e dell'Università. Si potrebbe parlare un Sì, po' di altre ma cose. aspetto nell'ottica dell'indebitamento del Comune di Siena ha molto a che vedere col Monte dei Paschi? Qual è la dinamica? Certo. La dinamica è la corruzione politica. Chiaro. Certo. Il Monte dei Paschi è la terza banca d'Italia, ma ci sono state scelte errate in questi anni, accusazioni dissennate e mal calcolate dalla Banca del Salento e la Banca Antonveneta. Quest'ultima è stata acquistata in piena crisi per 10 miliardi e ora la banca sta pagando il prezzo. Poi, per quanto riguarda, tra le altre cose, cioè il Monte Paschi sta decurtando il patrimonio, prosciugando le casse e il Monte dei Paschi dal 2007 ha perso il 70% del valore in borsa. Altra situazione strettamente collegata al Monte dei Paschi è la Fondazione del Monte dei Paschi di Siena. Voglio ricordare che la Fondazione del Monte dei Paschi di Siena, all'epoca della trasformazione dell'Istituto di Credito di Diritto Pubblico in SPA nel 1995, Sì. fu dotata di un patrimonio così cospicuo, titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni in immobili di grande valore, di grande prestigio, aziende agricole, ricordo Pontebranda, tanto per dare un nome, Certo. dotata di un patrimonio così cospicuo da attrarre consistenti osservazioni di Banca Italia per il troppo evidente peso politico che assumeva la fondazione bancaria. Di gran lunga la fondazione era la più patrimonializzata tra tutte le fondazioni bancarie d'Italia. Oggi invece la fondazione è indebitata ed è indebitata a tal punto che quest'anno per la prima volta la fondazione del Monte dei Paschi non è stata in grado di fare il bando delle erogazioni perché non ci sono più soldi in cassa. Quindi Un fallimento. Un fallimento praticamente, una situazione fallimentare. a Siena la politica, diciamo, controlla la fondazione. E la fondazione a sua volta controlla la banca, quello che direbbe Daniele Bertellini, Siena è l'emblema del capitalismo inquinato, perché voglio ricordare che nella deputazione abbiamo 8 membri su 16 che vengono scelti dal sindaco, 6 su 16 dal presidente della provincia, sindaco PD, presidente della provincia PD, 1 su 16 dalla regione Toscana PD e PD. infine uno dal rettore e dulcis in fundo uno dal vescovo, tanto per non farci Ecco. mancare della situazione. Ma si spererebbe che almeno tutto questo se Scusate, servisse a tenere i bilanci in positivo. come? Dico, se almeno servisse tutto questo a tenere i bilanci in positivo, voglio dire, se almeno tutte queste irregolarità e diciamo per predominio servisse per avere una fondazione che comunque ha un bilancio almeno sano, invece mi sembra che non serva nemmeno a questo. Niente. E accanto a questo, per questo cioè si capisce per quale motivo mi sono presentata, eccetera. Un altro punto, tanto per darvi idea, è l'Università di Siena. Ora, l'Università di Siena, secondo il sondaggio che è uscito ora dal Censis, è al secondo posto per ricerca e didattica. Ma l'Università di Siena ha 300 milioni di debito, ha dovuto vendere alcuni suoi tesori, forse venderà anche la certosa di Pontignano. E questo è dovuto, da una parte, è sempre la partitocrazia perché è vero ci sono sedi distaccate, ma noi abbiamo un surplus di personale non docente, 1.200 persone, queste sempre per accomodazioni politiche. E quindi questo, cioè tanto per darvi un'idea, e Siena, l'Università di Siena era un tesoro, era un tesoro e tuttora rimane dal punto di vista didattico e di ricerca una buona università. Accanto a questi rapporti del PD, del Partito Democratico con radicali, inesistenti, diciamo, inesistenti, nonostante che io spesso esca sui giornali, qui a Siena, eccetera, eccetera, nonostante che abbia cercato più modi di contattare il Partito Democratico a Siena, questo non è stato possibile, per tutte l'anagrafe degli eletti, tante belle parole, niente di fatto, ma dulcis in fondo, tanto per rendersi l'idea. Che cosa è Siena? Registro del testamento biologico nell'ultima amministrazione, presentato su nostra sollecitazione dall'ex
da un consigliere di rifondazione comunista, Fiorino Iantoni, bocciato dal Partito Democratico, astenute il PDL. Questa è la situazione insieme. Allora, dopodiché, a questo punto, ho fatto un breve quadro di Siena. Io verso febbraio sono stata contattata da Claudio Martelli e mi ha chiesto di entrare in questa lista per Corradi sindaco, Gabriele Corradi. Era una coalizione. Capolista era Claudio Martelli e io ero al secondo posto. E tanti, spesso a Siena, mi hanno chiesto proprio con Claudio Martelli, eccetera, eccetera, perché con Claudio Martelli? La mia risposta era banale: è l'unico che a Siena ci ha cercato. È l'unico che ha cercato i radicali, è l'unico che ha sentito le nostre proposte e che abbiamo messo come l'anagrafe degli eletti e altre cose, il testamento biologico. Chiaramente era una coalizione di liste, c'era la lista civica, quella capeggiata da Pierluigi Piccini, il quale Pierluigi Piccini era stato ex sindaco di Siena a sua volta, e tra le altre cose c'era anche, però era stato buttato fuori dal vecchio PDS, quindi Partito Democratico. Poi avevamo il Terzo Polo. Ora era un po' una coalizione strana, ma la nostra idea con Claudia era di costruire una lista laica, socialista, liberale e radicale. Come la rosa E nel pugno, siccome una con gli rosa stessi attributi della rosa nel pugno, praticamente. con gli stessi attributi della rosa del pugno, era questa la nostra intenzione. Ora, noi abbiamo fatto le Scusa un cerchie. attimo, Giulia, rosa nel pugno che aveva preso quanto a Siena ai tempi? 3,2. 3,2, 3,2 ok. a Siena. Ora, questa lista, questa era la nostra intenzione. Purtroppo, noi, tra le altre cose, ecco, voglio sottolineare una cosa: noi abbiamo preso alle elezioni il 5% e abbiamo eletto una persona, un medico, con 98 preferenze, Claudio Martelli con 81 preferenze e la sottoscritta con 43 preferenze. E qui poi dopo vorrò dire una cosa su questo discorso. Comunque, questa lista, 10 giorni prima delle elezioni, 10 giorni prima delle elezioni, noi secondo i sondaggi avevamo il 15%. Franco Cercuzzi, il candidato del Partito Democratico, aveva il 49%. Si sentiva per le strade, cioè si sentiva nell'aria che probabilmente per la prima volta a Siena si andava al ballottaggio. Per la prima. Ma purtroppo, cosa che è chiara, cioè. Risulta anche un po' chiara dalla mia descrizione, la partitocrazia, il regime così entrante a Siena che alla fine, come spesso sappiamo noi, come spesso dice, ma ci volete tanto bene, amateci men meno, ma votateci, alla fine le persone non hanno avuto il coraggio di votare questa lista, perché tutte queste persone purtroppo o sono assunte nel consiglio, o sono assunte in comune. Per questo è il comune più indebitato, o sono assunte all'università, o sono assunte al Monte dei Paschi, o sono assunte all'ospedale. Persone che probabilmente hanno anche dei grandi meriti, ma il loro posto è spesso dovuto alla politica, per il regime che si è creato a Siena. Noi addirittura avevamo grosse difficoltà a costruire la nostra lista. Molte persone erano entusiaste di questa lista, di questa lista laica, radicale, finalmente di poter creare un'alternanza a Siena, eccetera, eccetera, tutto quello che vuoi. Ma tutti questi ci dicevano: sì, io vi voterò, probabilmente non ci hanno neanche poi più votato, ma non posso metterci la faccia, perché ho la mamma, c'ho il papà, c'ho un figlio che lavora di qui e lavora di là. E quindi, a questo punto, purtroppo, non siamo andati al ballottaggio e il Cercuzzi, candidato del Partito Democratico, ovviamente ha vinto le elezioni, e quindi, tra le altre cose, il PDL aveva come candidato Alessandro Nannini, che molti conosceranno, era un corridore, fratello della Nannini. E, tra le altre cose, cosa? Aveva sempre votato Partito Democratico negli anni precedenti, addirittura aveva sostenuto nelle scorse amministrazioni, la scorsa amministrazione, il candidato sindaco Maurizio Cinque. Ah, poi, tanto per dare un aneddoto sul merito, il merito, si parla tanto di merito a Siena, Maurizio Cinque, quando è entrato a fare il sindaco a Siena 8 anni fa, era impiegato del Monte dei Paschi, ha fatto per 8 anni il sindaco, non si sa per quali meriti è diventato dirigente del Monte dei Paschi, per quali meriti bancari. Non lo so. Comunque,
Io devo dire che probabilmente noi abbiamo fatto degli errori. L'errore principale è che siamo partiti troppo tardi. Io sono stata contattata a febbraio e questa era una possibilità. Quindi non siamo usciti bene come lista laica, radicale, liberale, e questo è stato l'errore. E probabilmente se si, cioè io so benissimo che Pannella ha cercato di appoggiarmi in radio, eccetera, eccetera, forse probabilmente se avevo qualche presenza importante qui a Siena, forse era un'occasione, poteva essere un'occasione perché non tanto per me, ma per quello che ho descritto, Siena è l'emblema della partitocrazia e avere un baluardo radicale anche per la questione che noi poniamo sempre del Partito Democratico, della questione liberale del Partito Democratico, perché il nocciolo duro del Partito Conservatore Democratico è Toscana e quindi anche a Siena. Questa è un po' la mia analisi, veloce. Certo. Mi bastavano una cinquantina di preferenze, una sessantina. Non erano, probabilmente sarei andata male lo stesso. Io, tra le altre cose, per questa campagna ho speso circa 300 euro, immaginate un po'. Un Ah, poi investimento profondo, insomma. anche l'informazione, cioè, è stata nulla. Infatti Claudio Martelli non parlava di regime, di partitocrazia, ma parlava di dittatura, perché noi a Siena abbiamo due giornali, La Nazione, che parla di palio, di sport e di cronaca nera. E poi abbiamo Corriere di Siena. Corriere di Siena è direttore o co-direttore, non so bene, Stefano Bisi, che è un ex socialista, eccetera, eccetera, un massone. Quindi tutte le volte che io parlo cioè, di questioni laiche, eccetera, di amnistia, di carcere, devo essere sincera che Stefano Bisi su queste campagne è sempre molto vicino. Però purtroppo anche l'informazione è alla lista spesa della banca e quindi della politica. E quindi chiaramente avevamo poche possibilità di uscire. In ritardo non siamo usciti, forse abbiamo fatto anche dei bei convegni, però purtroppo chiusi e non siamo riusciti a uscire per la strada, ma probabilmente è il fatto che mi sono ritrovata all'improvviso in questa situazione. E non è stato facile riuscire, ecco, a farsi capire, eccetera, eccetera, la presenza di Claudio Martelli, il Terzo Polo. Ci sono, ecco, probabilmente, ecco, avendo più tempo, d'altra parte, se si voleva tentare l'alternativa e questa andare al ballottaggio, non è che potevamo fare una lista di radicale socialista e basta, saremmo andati poco lontano. E questa era una possibilità, tutto qua. Ridimmi il risultato, Giulia, per favore, non mi ricordo. Il risultato qual è stato? Allora, noi abbiamo avuto il 5%, 5. Beh, non è poco comunque. poco, abbiamo avuto eletto uno, infatti per questo bastava pochissimo. Il nostro candidato sindaco ha avuto circa il 17%, Sì. quindi ora ho perso il foglio e Cecuzzi mi sembra il 52-53%. Ok. Senti una cosa, ma avete fatto presenza ai seggi in fase di voto e di spoglio delle schede? Abbiamo fatto presenza a seggi in base, sì. Mentre il Partito Democratico aveva un'armata Brancaleone, Sì, veramente. infatti. Noi avevamo un po' di difficoltà, però abbiamo cercato di fare presenza a seggi, non è stato facile. Ecco, ci sono anche lì dei problemi di liste annullate, poco chiare, però. Sì, no, ma io dico non tanto in fase di presentazione delle liste quanto nello scrutinio delle schede. Sì. Certo. Ok, senti, c'è una domanda in chat, però non so se è esatta. Ti chiedono se la lista, mi sembra di capire che vogliono dire che la lista con la quale ti sei presentata comprendeva Martelli, ma anche l'UDC e Fini. È giusto? Il terzo polo era, no, la mia lista era come capolista Claudio Martelli. Ho detto che era una Ok, coalizione e c'era il terzo polo. Sì, lo so, era questo. quindi non facevano notare solamente la differenza, perché Cioè, siccome io ricordavo la rosa infatti nel io pugno, stessa a mi Claudio fanno notare dicevo, guarda, la differenza. bisogna in tutti i modi che
che riusciamo, infatti noi come lista, infatti il terzo polo mi sembra abbia preso il 3%, 2%, bisogna a tutti i costi riuscire a uscire bene e anche nei confronti della terza lista civica. Purtroppo non è andata così. Certo, certamente. Comunque è stata un'esperienza in più anche per farti conoscere, perché comunque le campagne elettorali aprono degli spazi di informazione. Sì, un pochino le apro, non abbastanza. Sì, Purtroppo però si può abbastanza comunque perché, voglio richiamare. dire, anche questo della, per esempio della Fondazione Montepaschi, c'è stato un bel convegno su tutto questo problema, su tutte queste questioni, beh, c'è stato il silenzio assoluto. E il bando, il famoso bando delle erogazioni, devi sapere Claudia, che esce in genere ad aprile. Io Sì. infatti ho mandato un comunicato stampa dicendo come mai ancora non esce il bando delle erogazioni della Fondazione Montepaschi. Silenzio assoluto, nemmeno mi hanno pubblicato, cioè poi facevo altre considerazioni, ma la domanda era, principale era questa. Ecco, hanno aspettato la fine delle elezioni per dire che la Fondazione non aveva soldi e quindi non poteva fare il bando, ma questo noi lo sapevamo. Certo, Però è stata una questo notizia data a le campagna persone elettorale possono chiusa. sapere, cioè le persone qui a Siena si devono accontentare del fatto che il Siena è andato in Serie A e calcio e la pallacanestro mi sembrava andare tanto bene, non so ora cosa fa di preciso, ma comunque va tanto bene. Nello sport siamo forti. Certo, sì, questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte, anche Firenze vive la stessa situazione, nel senso che comunque è governata dalla stessa elite da 60 anni, che poi la stessa elite sia di destra o di sinistra, quando dura 60 anni e non c'è ricambio, crea sempre poi una situazione di corruzione, anche perché poi la regione toscana, idem, è governata da 60 anni da centro-sinistra e quindi crea questo crea attraverso le partecipate, tutti i meccanismi che tante volte abbiamo ricordato, crea tutto un sistema di clientelismo e di corruzione dal quale non si riesce a uscire Non si praticamente. riesce, perché non è che io voglio la destra per forza, però il problema è che se No, non c'è, certo. crei È la come il corruzione. ricambio di elite, infatti. Poi il problema di Siena è che effettivamente c'è la terza banca del Monte dei Paschi e la fondazione. Stiamo attenti, questo è un punto cardine, è veramente un punto cardine, Certo. cioè che rende Senti. Siena ancora più importante, ancora più un paradigma del regime e del capitalismo inquinato. Capito? Certamente. Senti una cosa, ora, siccome siamo già arrivati a un bel punto della trasmissione, magari parliamo un attimo anche se abbiamo chiuso sulle elezioni o c'è qualcosa da aggiungere sulle elezioni. No, ma queste elezioni credo rimarranno aperte, nel senso che io cercherò di andare avanti in queste battaglie. Comunque, parliamo un po' in fondo, penso, dell'appello sull'amnistia. Sì, volentieri, certo, Sì, per certamente. quanto riguarda l'appello sull'amnistia, ecco, io mi sono mossa in questo modo. Ho mandato una lettera sia al sindaco Franco Cercucci, Sì. che era ex parlamentare del Partito Democratico, si è dimesso, è diventato sindaco di Siena. Qui sarebbe divertente raccontare un aneddoto. Ti ricordi 2 anni fa ci fu il Ferragosto in carcere, no? Certo. E tra cui avevano contattato Rita Bernardini, aveva contattato Franco Cercucci di Siena e Susanna Cenni di Siena. Provincia di Siena, eccetera, eccetera, per visitare il carcere di Santo Spirito a Siena e quello famoso di San Gimignano di Ranza. Allora io gli telefonai chiedendo se potevo venire anch'io, sì, tutti d'accordo, tutti gentili, comunicato stampa, sì, farà il comunicato stampa. Il giorno stesso che si doveva andare a visitare il carcere di Santo Spirito, compro il famoso Corriere di, cioè, no, giorno 2 giorni prima, compro il famoso Corriere di Siena e vedo che Franco Cercucci e Susanna Cenni avevano fatto il comunicato stampa parlando di questa visita, di questo Ferragosto in carcere e nemmeno per sbaglio l'avevano nominato i radicali. Io prendo carta e penna dicendo che tutte le iniziative hanno un padre, in questo caso una madre, che è Rita Bernardini, eccetera, eccetera. Il giorno stesso si doveva andare a visitare Stefano Bibi, pubblica il mio articolo, abbastanza duro, e tra altre cose intitolata date a Cesare quel che è di Cesare. Comunque, detto questo, io ho mandato ora queste lettere a Franco Cercucci, al sindaco di Siena, al PD, al presidente della provincia Simone Benzini, sindaco, presidente della provincia Simone Benzini, sempre del PD, poi e per il momento ho avuto solo la risposta di Simone Benzini. Ho telefonato anche alla segretaria del partito.
del comune, del sindaco, ma per il momento non ho risposte da parte di Franco Da Gesù, parte di nessuno. se vuole firmare o no l'appello sull'amnistia, quel famoso appello che troviamo sul sito radicale www.radicale.it. Nel frattempo, quindi ora nella prossima settimana vi proverò a contattare, se no altrimenti passerò alla lettera, passerò per via mediatica, come si suol dire. Dopodiché ho contattato Marco Spinelli, che è consigliere regionale del Partito Democratico, che ha firmato, tante cose. Lui era ex sindaco di Colle Valdelsa, abbastanza vicino, eccetera, eccetera. Infatti a lui è molto dispiaciuto che Cecuzzi non abbia mai contattato per parlare delle elezioni a Siena. Comunque, e poi Enzo Broci e Marco Spinelli mi ha detto che tentava ora col presidente della regione. E questa è la situazione di Siena per quanto riguarda l'amnistia e la firma sull'amnistia sul carcere. Che Ok, come senti, quanti iscritti ha l'associazione di Siena? No, oh, mi sembra non 18. ti voglio mica mettere in imbarazzo, volevo solamente 18, mi sembra 18. 18, ecco, avere un'idea di come vivete le vostre iniziative politiche. Vi riunite abbastanza spesso? Com'è il vostro gruppo? Come funziona? Le riunioni sono un po', purtroppo non sono abbastanza spesso, anche perché tutte le volte che cerco di farla sembra che le persone siano tutte super impegnate. Mi hanno aiutato, anche se non erano proprio del comune di Siena, tutti quelli, cioè dell'associazione, hanno cercato di appoggiarmi in tutti i modi per le elezioni, eccetera, eccetera. Però ecco, gli impegni di queste persone, cioè alla fine di questi 18, quelli che riescono veramente a essere presenti, a cercare di fare qualcosa, siamo in tre o quattro. Ecco. Io Tre o quattro, sì. avevo anche tentato 2 anni fa, quando si fece la raccolta delle firme per le elezioni nella regione Toscana, che fa parte anche lui della nostra associazione, un giovane studente di scienze politiche di Siena, però studia a Bologna. L'avevo contattato e mi ha dato una grande mano per questa raccolta. Io avevo detto: ma perché non lo fa il segretario? Poi al momento giusto non se l'è sentita. Quindi ora vediamo, ecco, se si deve cercare di cambiare un pochino la situazione. Ecco. Purtroppo le persone, le batoste, diciamo, tra virgolette, lasciano purtroppo un segno. La situazione a volte dà poca speranza. Pochi hanno la resistenza di continuare in questa situazione così difficile e ritrovare un po' di entusiasmo. Ecco. Ogni volta non è facile, ecco. Non è facile. No, d'altra parte questa è una difficoltà che condividiamo in tutta Italia, voglio dire, non è soltanto una difficoltà di Siena, è una difficoltà che abbiamo condiviso sempre un po' in tutte le associazioni, come anche sempre c'è questa caratteristica che poi sì, siamo magari 18 o 70 iscritti, però poi alla fine quelli che veramente sono attivi e veramente sono entusiasti e continuano a portare entusiasmo nel loro lavoro sono sempre abbastanza pochi e questo è un problema annoso, diciamo, delle associazioni radicali che non riguarda soltanto Siena. Giulia, siamo abbondantemente nel tempo, se vuoi fare un altro minuto o due su quello che vuoi te, altrimenti No, chiudiamo, dimmi. Perfetto, sì, direi di chiudere, mi sembra di aver detto tutto. sì, davvero, sei stata veramente, praticamente non ho dovuto fare altro che ascoltarti e raccogliere la testimonianza. Benissimo, grazie Anch'io vi ho Giulia. ascoltato, è stato veramente piacevole. Ringraziamo veramente tanto Giulia Simi per aver partecipato a questa puntata di Qui Siena di TV Radicale. Ci saranno sicuramente altre occasioni per continuare a seguire le iniziative politiche radicali dell'Associazione Radicale di Siena Global Democracy, giusto si chiama, Si qui chiama così, sì. Prima o poi esatto. si cambierà anche il nome. No, è invece un Ah, bel senti, nome. poi ci avrai il video registrato sul sito fino da domani con Sì, la tua da domani compisena sarà e su con questa YouTube. mezz'ora fatta con te. Sarà su YouTube e quindi lo potrete mettere anche sul vostro sito se vorrete. Ok, Ringraziamo Giulia Simi, torniamo per un grazie. Ok. Grazie attimo Giulia, nello ciao. studio, chiudiamo la comunicazione con Giulia Simi e ci colleghiamo.